Questa sera la lista Liberamente chiude la campagna elettorale nella piazza principale di Letto Manoppello. Grazie a tutti per essere intervenuti. Abbiamo organizzato questo comizio diviso in due parti. La prima parte parleranno alcuni miei candidati abbiamo diviso per settori, per categorie. Parlerà un giovane, una donna e un artista. E poi sarà la volta mia. Allora vi passo Petronio Del Ponte, che voi conoscete tutti, per un saluto. Allora ringrazio per l'accoglienza che mi state offrendo. Perché mi sono candidato con la lista Liberamente, lista civica, qui a Letto Manoppello? Per un problema molto semplice. Quando si è in una partita, in una disputa politica, bisogna essere almeno due schieramenti. Allora, quando mi hanno detto che c'era solo uno schieramento, ho deciso di fare qualcosa per il mio paese, visto che sono nato qui a Letto Manoppello. E non mi sembrava giusto che qualcuno dall'alto pensasse per la mia comunità, indipendentemente da quello che ognuno di voi dovrebbe essere liberamente di scegliere. La scelta politica di essere di uno schieramento di una parte o dall'altra, o nel presentare un programma o un altro programma, deve essere un qualcosa che a tutti noi ci deve riguardare, perché riguarda la democrazia, la scelta che ognuno di noi deve fare liberamente, ripeto, perché siamo testimoni di un qualcosa che poi i nostri figli un domani ci potrebbero anche rimproverare. Allora, perché vi faccio questa premessa che vuole richiamare il senso dell'elezione come un fatto di democrazia pura? La mia attività di insegnante mi richiama proprio a questo, che io devo educare i miei alunni alla libertà e alla consapevolezza del vivere sereno e sereni all'interno di una comunità di appartenenza. Io questa idea qui a Letto Manoppello veramente non l'ho mai vista sviluppata in tutte le sue parti. Qui purtroppo devo dire noto che c'è un qualcuno che non voglio nominare, e non voglio fare riferimenti letterari, che sopra di noi sembra che aleggi una persona che decide per noi. Io il mio voto lo do a chi penso io, a chi desidero, a chi credo che mi rappresenti, e lo devo decidere io liberamente, senza nessuna condizione né di favoritismo personale e quantomeno di simpatia deliberata, perché nel momento che io scelgo di dare il voto a qualcuno, questo qualcuno per 5 anni farà di me quello che vuole, dopodiché si dimentica della cosa che ha chiesto o che io gli ho dato, e quindi il mio voto diventa un qualcosa di gestito in modo diverso da come io la pensavo. Quindi io vi invito a tutti voi di essere in quel momento in cui andrete a fare una scelta di uno schieramento o dell'altro, di essere veramente sereni e di pensare al vostro futuro. Chi va a governare qui il nostro comune non deve fare il favore mio o di qualcuno in particolare, deve fare l'interesse innanzitutto di tutta la comunità e del territorio, ma deve fare l'interesse di chi veramente ha bisogno. Allora qualcuno mi potrebbe dire: ma come si fa a capire chi ha bisogno? Il bisogno di un qualcuno lo si capisce, basta guardarle le persone, che noi riusciamo a capire se hanno veramente bisogno o meno, perché a volte le parole nascondono quelli che sono i nostri veri sentimenti. Allora questa è una premessa che vi volevo fare, quindi non vi sto dicendo di darci il voto in maniera deliberata e in maniera incondizionata. Il voto lo sto chiedendo innanzitutto perché il gruppo a cui appartengo è un gruppo di giovani. Oggi i giovani sono quelli, io parlo proprio di quelli che hanno diritto di voto, sono quelli che purtroppo stanno subendo una crisi politica che avviene in Italia da più di 40 anni.
Quindi i giovani che oggi hanno 25 anni e i loro genitori quarantenni, cinquantenni, sono in completa disarmonia all'interno anche delle proprie famiglie. Questo perché? Perché spesso in Italia abbiamo votato per motivi nostri personali soggettivi e non guardando quelle che erano le problematiche sociali, perché i problemi, anche quelli individuali, noi li possiamo risolvere soltanto se socialmente ci uniamo. Allora, se tutti quanti come comunità ci uniamo, i problemi li risolveremo insieme. E io sono qui per darvi questa mia disponibilità, visto che sono arrivato anche a un'età dove i miei interessi personali li ho già risolti, e quindi io lavoro tranquillamente. Voi sapete, molti di voi sapete, che io il lavoro l'ho cercato personalmente e mi sono impegnato personalmente, sacrificando anche la mia famiglia per realizzare la mia vita, anche sia affettiva ma anche economica. E quello che io voglio augurare ai giovani che fanno parte della mia coalizione e che vi presenterò fra poco. Un altro piccolo accenno, dopodiché do la parola giustamente ai miei amici, è questo. Qualcuno ha detto: ma come fa Petronio a dire che qui vuole portare una scuola d'arte? Allora, Petronio qui non è che vuole portare una scuola d'arte. Letto Manoppello si merita, perché è uno degli ultimi paesi in Abruzzo, parlo dell'Abruzzo, dove si lavora ancora la pietra. Io insegno da più quasi 30 anni nei licei artistici. In tutti i licei artistici che ho frequentato, tutti mi conoscono per questa mia passione, che mi è derivata proprio dalla nascita, dalla grazia e dalla nascita qui a Letto Manoppello. Allora, dicevo, perché io non posso dire in prima persona da solo impegnarmi a portarvi una scuola d'arte? Perché è il comune che deve darmi una mano, perché altrimenti Petronio da solo è solo un'entità, è una persona, è un docente che, pur avendo delle responsabilità all'interno della mia scuola, dove non svolgo solo l'attività di insegnante ma sono anche responsabile del consiglio d'istituto, che sarebbe l'organo dove vengono decise gli indirizzi che una scuola si deve dare negli anni. Quindi questa possibilità io ce l'ho e l'ho sempre avuta durante questi anni di cui vi parlavo poco fa. Allora, vi dicevo, se il comune le precedenti amministrazioni mi avessero dato minimamente un'attenzione più mirata, qui a Letto Manoppello sicuramente avremmo portato degli stage di alunni delle scuole del liceo artistico di Pescara qui per far sì che gli alunni del liceo artistico avessero una dimestichezza, una conoscenza più completa della nostra materia. Questo voglio dirlo perché c'è stato il sindaco uscente che ha detto: ma come fa Petronio a dire? Petronio non dice, Petronio propone. Io non ho mai avuto l'onore di avere la presenza di un politico lettese all'interno delle istituzioni scolastiche dove finora io lavoro. Io ho fatto i passi. Parlavo poco fa, anche in altre occasioni, a parte il volontariato, che non ne voglio parlare perché non è neanche da me dirlo, ma voglio dire questo: le amministrazioni, chi si prende l'onere e l'onore di voler dirigere una comunità, deve prendersi anche il dovere di seguire con i fatti e con la propria persona i propri cittadini che hanno un qualcosa da dire e da fare, per poterli aiutare a creare quello che è un progetto futuro. I miei alunni sono, questo ve lo dico con tutta, a parte che ho una decina di allievi proprio di Letto Manoppello, ve lo posso dire con tutta garanzia: io sono stato aiutato nel mio lavoro di insegnante grazie alle mie abilità acquisite qui a Letto Manoppello nella lavorazione della pietra. Con questo termino. Grazie Petronio, la parola a Nadia, ma solo perché in due non si può parlare, sennò c'è anche la nostra Chiara. Buonasera a tutti, sono Nadia Di Fabio.
Fabio e rappresento insieme a Chiara Mancini la componente femminile della lista civica Liberamente. Noi due donne ci impegneremo con la nostra sensibilità innata di donne che abbiamo a cercare di venirvi incontro in tutte le problematiche che le famiglie sono chiamate ad affrontare quotidianamente. Le nostre premesse non sono ad personam, ma sono rivolte a tutta la collettività in generale. Uno dei motivi che mi hanno spinto ad aderire alla lista civica Liberamente, è la voglia di cambiamento, di rinnovo, che dovrebbe rompere questa forma di stasi che si è creata all'interno dell'amministrazione comunale di Letto Manoppello, che dura da ben 20 anni, che non muta, è sempre la stessa. Quindi, come avete potuto constatare già dalla presentazione della nostra lista, non abbiamo avuto nessuna rappresentanza politica che abbia parlato per noi. Questo ve lo dico perché noi non siamo legati a nessun partito politico. Vedete, tanti anni fa, nelle famiglie, quando arrivava un documento, una lettera, non tutti sapevano leggere e scrivere e ci si doveva rivolgere al parroco del paese, al medico del paese, al farmacista. Ringraziando Dio, oggi tutti sappiamo leggere e scrivere, tutti sappiamo ragionare e tutti sappiamo trarre le nostre conclusioni e valutazioni. Ora, con il cuore, perché vi dico questo? Che con il cuore vi chiedo di andare a votare domenica senza lasciarvi condizionare da nulla e da nessuno, e qui mi associo al nostro amico Petronio, ma di andare a votare in base ai vostri ragionamenti, dopo che avete ben valutato quello che è stato fatto fino ad oggi dall'amministrazione comunale che c'è e quello che potremmo fare insieme a voi negli anni a venire se domenica ci darete il vostro voto e quindi il vostro consenso. Vi ringrazio e volevo solo aprire una piccola parentesi in relazione a quello che è stato detto ieri sera nell'incontro dall'altra parte, dove non mi sono meravigliata più di tanto perché loro non hanno dei punti costruttivi da esporre, ecco. Però non hanno attaccato la lista, ma hanno attaccato le persone fisiche. E in questo caso parlo per me stessa, che non scendo a questi livelli e quindi non intendo nemmeno rispondere a queste provocazioni. Però dico solo che io sì, è vero che ho una ditta di levigatura e non mi vergogno di dirlo, che è un lavoro che svolgo anche io tenendo in mano macchine che magari hanno altre persone, hanno gli uomini di solito. E penso che mi conoscete tutti e sapete che intorno a me non gira nessun interesse economico e nessun interesse politico. Quindi sta a voi valutare quello che è stato detto ieri sera riferito alla mia persona. Vi ringrazio tutti e passo la parola a Matteo Ferrante. Matteo Ferrante, il nostro informatico. Buonasera a tutti, sono Ferrante Matteo per chi mi conosce. Per chi non mi conosce sono Lufe dell'Elefante. Mi sono laureato all'Università La Sapienza di Roma in architettura, grafica e comunicazione visiva e lavoro a commissione per grandi società come Rai e Mediaset. Questa sera il mio intervento sarà principalmente legato ai giovani di Letto Manoppello. La lista civica Liberamente è una forza di giovani con la mente libera per essere i protagonisti della nuova società e non giovani, rimarco, giovani a rimorchio, offuscati da eventuali clientelismi. Tutti i giovani di Letto Manoppello devono svegliarsi, noi vogliamo un comune giovane,
La nostra battaglia politica punta ad una vera e propria unione tra il centro storico del paese e le proprie contrade. Contrade che attualmente sono abbandonate a se stesse, e difatti i nostri incontri sono stati più che comizi, dei veri e propri dibattiti con i cittadini. Noi vogliamo ascoltare i nostri cittadini, vogliamo ascoltare i nostri concittadini. Noi vogliamo riportare la democrazia tra le strade di Letto Monopello e non, come si è visto negli ultimi 5 anni, di democrazia e solidarietà, che secondo me e secondo noi ce n'è stata ben poca, anzi quasi per niente. Qui a Letto Monopello delle volte si pecca in trasparenza, in trasparenza soprattutto negli atti burocratici, nel comune, delle volte delle cose si vengono a sapere solo in un secondo momento o atti fatti. Non possono esserci, secondo me e secondo noi, delle famiglie di serie A e delle famiglie di serie B. Noi siamo cittadini come voi, non siamo politici, non vogliamo fare carriera politica e soprattutto usare il comune di Letto Monopello come un trampolino politico a livello provinciale o nazionale. Noi, normali cittadini che brillano per la loro professionalità e la capacità amministrativa, e non per le nostre assenze o per candidature riconfermate perché semplici portatori di voti o preferenze. Noi di Liberamente vogliamo investire su un bene primario, sulla vera risorsa di questo paese, i giovani. I giovani di questo paese e anche il turismo di questo paese, puntando per primo punto attraverso la rivalutazione e la valorizzazione del nostro territorio, attraverso la riscoperta dei luoghi e delle usanze dei nostri prodotti enogastronomici, partendo come primo passo da riqualificare la nostra montagna, la nostra bellissima montagna, le nostre aree verdi, le aree picnic, che negli ultimi anni, magari non 5, ma forse negli ultimi 10-15 anni, sono state totalmente lasciate all'abbandono. Il turismo per noi è un settore trainante per questo paese, un settore trainante anche per l'occupazione, soprattutto quella giovanile. Come per esempio tutti sappiamo che qui siamo pieni di ristoranti, attività commerciali, magari anche un giorno anche dei negozi con articoli sportivi, articoli da sci. E in tutto questo la Comunità Europea ci avvicina, offre la disponibilità di 33 milioni di euro per convenzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'imprenditoria giovanile e la cura e la riqualificazione del territorio. Quindi, miei cari, dobbiamo giocare al meglio le nostre carte, le nostre poche carte che ha questo paese. Il nostro sogno può essere realtà, il nostro sogno cambierà il nostro paese, il nostro sogno è investire sui nostri giovani, il vero motore del futuro, mantenendo e rinforzando i legami con la nostra cultura ed il nostro passato. Tutto questo discorso è per dire che siamo persone preparate, ma senza padroni o senza meccaniche di partito, persone pronte ad amministrare il paese in nome di tutti, e dico tutti i cittadini di Letto Monopello. Vogliamo diritti per tutti e non favori per pochi. Adesso mi rivolgo a voi tutti, come già sto facendo, voi padri, voi madri, voi figli, voi nonni. Quindi a questo punto meditate bene e scegliete le persone in base alla preparazione e alle loro capacità e non in base a chi fa promesse di Pinocchio. Scegliete liberamente, ripeto liberamente, i futuri rappresentanti dell'attuale amministrazione comunale, liberi da ogni vincolo politico, liberi da ogni vincolo ideologico. Liberi di fare il bene per il proprio paese, liberi di votare con il cuore, liberi di votare liberamente. Grazie. Bravo Matteo. E volevo solo fare una precisazione, solo per motivi organizzativi di tempo, gli altri chiaramente non possono parlare, però credo che tutti quanti avrebbero voluto parlare. E adesso veniamo al mio intervento. Siamo giunti alla conclusione di questa bella campagna elettorale, abbiamo sprigionato energie, come avete potuto vedere, fino a poco tempo fa impensabili,
Ringrazio la mia famiglia che mi ha supportato e sopportato in questo lungo mese e anche prima. Ringrazio tutti i miei candidati che hanno contribuito a fare squadra. Mi hanno già dimostrato che questo gruppo è coeso ed è pronto alla responsabilità che oggi vi chiediamo. Ma soprattutto ringrazio i miei sostenitori, tutte le donne e gli uomini che si sono riconosciuti in questo progetto. Sono certo che loro faranno la differenza, sono loro il nostro valore aggiunto. Abbiamo motivato donne e uomini che non credevano più che potesse accadere il miracolo del cambiamento nel nostro paese. Abbiamo incontrato tanti cittadini, le nostre associazioni, commercianti, siamo andati nelle contrade ad ascoltare, come diceva Matteo, non a fare comizi. Quello che avevate da dire, siano esse proposte, critiche o semplici domande. Dopo questo lungo tour, fatto principalmente di ascolto, abbiamo oggi più chiara la percezione che in questi 5 anni nulla è stato fatto. Caro Sindaco, il problema della lista Democrazia e Solidarietà ha un nome e cognome. La gente non ti perdona il fatto che non sei capace di risolvere un problema. Sono mitiche le tue promesse del tipo «ripasserò» e non ti sei più visto. In questi 5 anni hai amministrato il nostro comune in maniera privatistica e clientelare, come sempre hai governato per poche famiglie e non per la generalità dei lettesi. La tua sconfitta è sapere che moltissimi tuoi concittadini hanno già deciso che se sarai tu ad essere rieletto torneranno nella casa comunale tra 5 anni, perché sanno che non avranno risposte ai loro problemi. Un'ultima critica ricorrente, ma abbastanza ricorrente devo dire: non sei neanche più presente come prima, forse da quando i tuoi viaggi nella capitale si sono intensificati. Nella vita non ci si può sempre chiamare fuori o girarsi dall'altra parte davanti ai problemi. Non ci si può chiamare solidarietà se poi la nostra è l'unica amministrazione che non viene incontro a 2 famiglie con portatori di handicap a fronte di un contributo al Don Orione per un intervento ad occhio e croce che poteva costare circa 2.000 euro l'anno. 2.000 euro l'anno, come normalmente fanno altri comuni tipo San Valentino e Sant'Ofemio. E questo, permettetemi di dirlo, io sono andato a verificarlo personalmente. Questo non deve più accadere. Noi dobbiamo essere solidali con gli ultimi e i più sfortunati. Noi dobbiamo aiutare le famiglie in difficoltà, altrimenti quella parola solidarietà rimarrà solo scritta ma senza significato, come molte cose in questo nostro bel paese. Un altro grande problema che noi abbiamo riscontrato durante questa campagna elettorale lo possiamo accostare all'altra parola, che è democrazia. Per noi la democrazia è prima di tutto partecipazione. Io in tutte le mie presentazioni, in tutti gli incontri che ho fatto, ho riservato le mie prime parole alla partecipazione. Oggi la nostra scommessa di questa lista, di questo gruppo, è riportare la gente qua, in questo palazzo comunale. Per noi la democrazia è prima di tutto partecipazione. Oggi il cittadino di questo paese è avulso dalla cosa pubblica. Oggi i nostri paesani molto spesso rinunciano ad andare in comune per reclamare i loro giusti diritti, in quanto vige ormai la massima: che ci vai a fare, tanto non cambia nulla. Questo è quello che noi ci prefiggiamo di contrastare. Il nostro primo obiettivo sarà quello di ravvicinare il cittadino all'istituzione comune. Tutti si dovranno sentire parte integrante della vita pubblica di questo paese. Ci dovremmo sentire partecipi alle scelte importanti di questa comunità. Saremo volontari, prestati a tempo all'amministrazione della cosa pubblica. 2 concetti, volontari e a tempo. Volontari perché hai le giuste motivazioni per fare bene, e la prima ed unica motivazione del nostro impegno è l'amore per questo paese. A tempo perché pensiamo che l'alternanza sia un valore che conferisce ad una comunità grandi vantaggi in termini di idee, di voglia di fare, di ricambio generazionale. L'alternanza è a garanzia del popolo. Io vi ricordo, questi ragionamenti li facevo da ragazzo, da giovane. Chi mi conosce e chi sa la mia militanza politica lo sa, l'alternanza la predicavo da quando avevo 18 anni. L'alternanza è una garanzia che il popolo si dovrebbe dare sempre. Per questi motivi noi pensiamo che 2 mandati, 10 anni, siano sufficienti ad un amministratore per dimostrare tutta la sua voglia di fare,
voglia positiva e benigna. Oltre il decennio, quando si entra poi nei 20, 30 o peggio ancora nei 40, per mantenere il potere si è disposto a tutto, pur di restare lì a gestirlo. Questo nostro essere volontari ci ha portato a fare una scelta di vita in favore di questa comunità. Vogliamo dare un esempio, perché la vita è fatta di esempi. Io mi amo accostare alla mia divisa, i miei comandanti mi hanno insegnato che se non dai l'esempio non ti seguono, nessuno ti viene dietro se non dai tu l'esempio. Perché la vita è fatta di esempi e chi si candida a capo di una comunità ha il dovere di dare l'esempio. Noi rinunceremo all'indennità di governo che ad oggi ammonta a 42.700.000 euro. Non è uno spot elettorale, è la realtà. Il governo di questa comunità, e questo non è una cosa illegale, assolutamente, è una cosa normale, però costa, il governo di questa comunità costa 42.700 euro. Sceglieremo insieme a voi come utilizzare questi risparmi. E qui faccio una parentesi, abbiamo lanciato l'iniziativa su questo, ognuno di voi, ognuno di noi poteva dire, mettere il suo post su qual è l'idea per questi risparmi. Io dico il mio, personalmente il mio personale post della mia idea, neanche loro lo sanno. Io ho scritto piscina comunale. Lo so, credo che sarà un obiettivo ambizioso, ma lo valuteremo insieme come tutte le altre ipotesi. Per un progetto ambizioso, insieme all'indennità, inviteremo le donne, uomini e aziende di buona volontà ad una gara di solidarietà, come noi la stiamo lanciando, per poter lasciare a questa comunità un'opera degna del nostro paese. Ma per sentirsi cittadino orgogliosamente lettese, questo non basta. Ricominceremo dalla scuola, da un giusto e proficuo rapporto tra scuola e istituzione, dove si formano i cittadini del domani. Istituiremo il Baby Consiglio Comunale, è un'iniziativa che già fanno in molti comuni, con risultati eccellenti. Da lì si formano i nostri ragazzi, i nostri cittadini. Condivideremo con loro le decisioni che riguarderanno il loro futuro. Il primo progetto che ho in mente è un'idea che mi è venuta proprio nella mia contrada. Tutte via Colle Rotondo si chiama, ovunque vai, mezzo via Colle Rotondo, via Calvario, eccetera. Allora, il progetto che ho in mente è lo studio della nuova toponomastica lettese. I ragazzi, insieme ai loro insegnanti, ci proporranno i nomi di alcune vie in corso di denominazione. La partecipazione dovrà iniziare dalla scuola. In qualche modo i nostri ragazzi si dovranno sentire partecipi a pieno diritto delle scelte della nostra comunità. Dovremo aiutare la scuola anche più fattivamente in termini economici o di migliore organizzazione. Le mamme, queste sono cose che io chiaramente ho raccolto durante questa campagna elettorale. Le mamme dovranno sentire un'amministrazione vicina. Non dovrà più accadere che i nostri ragazzi vadano all'andata con un bussino mentre il ritorno ti devi arrangiare per andare a riprendere. La gente non può umanamente comprendere queste situazioni, ci vuole solo il buon senso ogni tanto di prendere decisioni a volte impopolari ma giuste. In questi 5 anni l'elemento che più è mancato nella vita di questa comunità è l'aspetto socioculturale. L'aspetto sociale è inquietante. Oggi tutti possiamo vedere un paese con problemi sociali rilevanti, con famiglie costrette a misurarsi oltre che con la crisi economica anche con problemi di alcol e droga. Oggi la scommessa di chi si candida a guidare questo paese è quella di mettere al centro dell'attenzione chi ha bisogno, gli ultimi, le famiglie che non possono arrivare a fine mese, che non possono neanche pagare il buono pasto a scuola, e ce ne sono alcune, ce ne sono diverse. Oppure chi con meno di 500 euro di pensione si vede recapitare bollette per servizi comunali superiori dello stesso importo della pensione. Noi dobbiamo pensare a tutte le forme possibili per venire incontro a queste famiglie. Ci adopereremo per questo. Non per ultimo la realizzazione delle bollette è una cosa che penso che si potrà fare da subito.
Se non facciamo questo avremo fallito. Una società è giusta e solidale quando si occupa dei più deboli e dei più sfortunati. Bisogna ascoltare le famiglie in difficoltà. Queste famiglie vanno aiutate, non ce la possono fare da sole. Come più giusta e solidale dovrà essere la pubblica amministrazione nella distribuzione delle opportunità di lavoro. Il comune non può rappresentare un'opportunità solo e sempre per le solite persone, per le solite famiglie. Se ci darete fiducia, noi spezzeremo questa catena. Noi faremo in modo che opportunità di lavoro vengano distribuite in base ai criteri di rotazione, merito, competenza, così come per le imprese. Laddove possibile, dove la legge lo permette, noi dovremo garantire il lavoro alle nostre imprese locali, che pagano le tasse al nostro comune. Vedete, io sono rimasto male, sono rimasto malissimo. Un giorno mi hanno chiamato e sono andato subito a vedere in via Spaventa, che faceva proprio spaventa, era spaventoso. Mi è dispiaciuto quando ho visto i lavori dell'ultimo minuto. Qua dovete sapere, noi abbiamo iniziato, abbiamo lanciato le inaugurazioni dell'ultimo minuto, i lavori dell'ultimo minuto, cioè qui è tutto all'ultimo minuto. In via Spaventa, località Bivio, ma non perché si stava realizzando la fognatura a cui i cittadini residenti hanno diritto, ma piuttosto pensando a questo modo vecchio di fare politica, per cui 15 giorni prima delle elezioni, e aggiungo che in via Fonte Tignosi hanno cominciato ieri, giovedì, ieri un altro pezzo di fognatura. In 448, chiamando una ditta amica, si realizza un lavoro che forse, se era così facile mettere in cantiere, lo potevi fare 2, 3 o 4 anni fa, 5 anni fa, non adesso. E soprattutto, perché hai chiamato una ditta di Casoli e non una nostra ditta locale, di modo che lavorasse persone del nostro paese? Queste cose con noi non succederanno, ci daremo un piano di interventi da rispettare e quando possibile faremo lavorare le nostre aziende. Oggi il lavoro rappresenta la madre di tutte le emergenze, forse la madre di tutti i problemi. Oggi non si parla solo di lavoro per i nostri giovani, purtroppo, ma oggi c'è anche l'emergenza delle famiglie che hanno perso il lavoro. Oltre a quello che il Comune può fare direttamente, noi dobbiamo creare le condizioni di aiuto concreto a chi cerca lavoro. In collaborazione con una società del settore che ho già provveduto a contattare, apriremo uno sportello Informa Giovani a costo zero per il nostro comune, relativamente ai bandi di fondi europei, dove ci segnaleranno, oltre ai bandi aperti, anche le modalità e ci forniranno tutta l'assistenza per partecipare alle graduatorie. E non per ultimo, lo useremo anche come strumento per i bandi rivolti alla pubblica amministrazione. Creeremo le condizioni di uno sviluppo turistico di questo paese, senza proposte demagogiche tipo la funivia. La funivia, che prendo atto questa volta l'hanno tolta perché forse hanno capito che... Però hanno lasciato, istituiremo il bus navetta che porta i turisti a Passo Lanciano. Ma prima di istituire il bus navetta devi creare il turismo, i turisti li devi portare. Non vengono qui perché ci hai scritto a mo' di farmacia Letto Monopello Città della Pietra. Il turista verrà a Letto Monopello se ci sarà un'offerta turistica valida che preveda tra l'altro che tipo di attività viene a fare, che tipo di manifestazioni si svolgono e anche dice qualcuno molto attento, l'auspicio per un paese turistico è quello di avere anche un bagno pubblico. Nella campagna elettorale di 5 anni fa lo sviluppo turistico era il punto forte dell'attuale maggioranza. Mi sembra che il fallimento sia sotto gli occhi di tutti. Credo che in 5 anni non abbiano portato un nuovo turista in questo paese. E questo perché non hanno idea di cosa sia un progetto di sviluppo che guardi lontano. Loro gestiscono semplicemente quello che hanno, con quelle logiche di spartizione del potere che è tipico di quei gruppi che stanno lì da decenni. L'unico intervento sui sentieri, sui nostri bellissimi sentieri naturalistici, è stato realizzato prendendo i fondi dalle commissioni consigliari nel 2010. Ripulimmo il sentiero del Pilone,
Lo facemmo per dare un input al delegato del turismo, perché sapete, dovete sapere, se un gruppo dice punteremo sul turismo e poi non ci fa neanche l'assessore, ma un delegato senza portafoglio, senza soldi, non mi pare che è stata una grande idea questa degli ultimi anni, il quale negli anni successivi a parole, dopo quello schiaffo morale che gli demmo usando i 2000 euro nostri per ripulire il pilone, riuscì a far allocare 15.000 euro annui per la sentieristica, ma poi immancabilmente scoprivamo nel bilancio consuntivo che quei soldi non c'erano più, erano andati a finire su altre esigenze, facendo capire chiaramente che questo non era un'esigenza per l'amministrazione. Noi cercheremo di creare un marchio DOC di questo territorio che racchiude quello che di meglio ed originale abbiamo. La pietra e la tradizione degli scalpellini è il nostro ambiente per i nostri percorsi naturalistici. Dobbiamo lanciare, non rilanciare, perché non è mai partito, la Fondazione Eletto Monopello Città della Pietra non dovrà essere solo una sede dove vengono esposti lavori in pietra e ogni tanto ci facciamo un bel convegno magari a tema. La fondazione dovrà essere lo strumento per realizzare il progetto, che è quello di creare la scuola, di avere un minimo di produzione nostra di pietre, di essere pronti quando partirà la ricostruzione dell'Aquila, che avrà bisogno dei nostri lavori per il centro storico. Metti un po' d'acqua. Questo è un obiettivo. Lo devi sentire, quando mi. Questo è un obiettivo ambizioso, il nostro Petronio, come avete sentito, ha le idee chiare su questo, ha la capacità e la competenza e voglia di mettersi a disposizione per la nostra comunità, questo sarà il suo prossimo impegno. Per cultura e turismo creeremo un assessorato ad hoc, noi lo faremo, con fondi stanziati che serviranno per promuovere questo territorio, creeremo le condizioni affinché chi viene qui sa cosa viene a fare. Nei nostri sentieri le persone potranno leggere la nostra storia, e questo qualcuno già ne ho parlato e sa chi è e sa di che cosa parlo. Le nostre tradizioni, la storia dei nostri minatori, specie nel periodo estivo ci vorrà il cartellone delle manifestazioni con un minimo di ambizione. Dobbiamo animare il nostro centro storico, perché dobbiamo fare in modo che il turista pernotti, e per decidere di pernottare, io credo non più per 2-3 giorni, perché non credo che siamo un paese dove uno può stare 15 giorni, la sera il paese deve essere accogliente, l'estate lettese dovrà essere viva e piena di eventi, mai più le estate. Era il museo. Museo del XX secolo, di cui ricordo chiara la volontà del suo creatore Romano Ciccone di lasciare tutto al comune di Eletto Monopello. Io mi ricordo, negli ultimi giorni sono entrato e lui lo diceva sempre, lo voleva lasciare al comune tutto quel patrimonio. Chiara la volontà del suo creatore Romano Ciccone di lasciare tutto al comune come ultimo atto d'amore verso questa comunità. Invece oggi quel materiale si trova nel Museo Comunale di Jola Montese, Modena,
che non ci ha pensato un attimo e non si è certo fatto scappare quell'occasione, dedicandogli un'intera stanza del suo museo. Potete andare benissimo su internet, cliccate e vedete, entrate e vedete. Nella nostra squadra abbiamo figure e competenze per poter trasformare in progetti le nostre idee. Dall'altra parte hanno già avuto questa opportunità, dopo 5 anni hanno già dimostrato i loro risultati. Non solo non sono riusciti a far decollare questo paese dal punto di vista turistico, il nostro paese è regredito, i nostri blasonati ristoranti, che conosciamo tutti, lavorano ancora con clienti di 15 o 20 anni fa, gli irriducibili. E questo l'ho imparato da Matteo, che si è girato tutti i ristoranti della zona e li conosce tutti i suoi clienti. Oggi a tempo scaduto e contro la legge che regola la campagna elettorale, dove chiaramente vi è il netto divieto per le pubbliche amministrazioni, ribadito ultimamente anche dalla locale prefettura, di svolgere qualsiasi tipo di comunicazione, si voleva fare l'inaugurazione del centro informativo turistico. Ma che cosa vogliamo informare? Che le nostre bellezze naturali sono disastrate, rovinate, inaccessibili e degradate. E non è poco. Non è poco. Non è poco. E questo lo abbiamo mostrato nella nostra vietata per una bizzarra legge di par condicio, per cui, per farti un'idea, devi solo guardare i manifesti di chi ti sembra più fotogenico e non una mostra fotografica per capire, per vedere, per farti una tua idea. Se in 5 anni di amministrazione il delegato al turismo non ha dedicato alcuna somma di denaro sul tema, perché questo dovrebbe accadere nei prossimi 5 anni? La differenza è che loro hanno già dimostrato, il risultato già c'è ed è negativo. Noi abbiamo voglia di dimostrare che saremo all'altezza, noi abbiamo voglia di misurarci, abbiamo la grinta di aggredire i problemi e di cercare soluzioni. Questo paese di problemi ne ha tanti. Un'altra situazione ormai incancrenita e credo ormai definitivamente in agonia sono i nostri trasporti pubblici da e per l'area metropolitana. Credo che nella nostra zona non esiste un paese così disagiato come noi per le comunicazioni. Le mamme e i padri di buona volontà, come il sottoscritto, sanno che sacrifici devono fare per far sedere i propri figli la mattina sul pullman. Li portano a Fonte Marte, ci vediamo la mattina, ci vediamo tutti quanti là. Tra poco andremo direttamente a Manoppello, perché inizia a essere pieno pure Fonte Marte. Non è possibile che oggi, nel 21esimo secolo, almeno 20 ragazzi viaggino in piedi. Il disagio dei nostri ragazzi in questo modo raddoppia. Un ragazzo che viaggia in piedi da qui a Pescara, quando arriva è già stanco, deluso, e pensa che questo è un paese dove non si può vivere, che quando toccherà lui se ne andrà. E non voglio ricordare la promessa del capolinea alla piazza di Colle Rotondo. Ad oggi non si è vista né la piazza né tantomeno il capolinea. Se toccherà a noi, faremo pressing ai nuovi amministratori regionali, chiunque essi siano, perché noi non siamo di nessun colore. Chiunque ci sarà, per noi andrà bene. Per ottenere la rivisitazione degli orari e delle corse delle autolinee Blasioli. Questo progetto è stato elaborato dalla commissione di cui sono stato presidente, grazie anche al prezioso contributo dei cittadini, ma che ad oggi giace dentro il cassetto di qualche stanza del comune o della regione. Un'altra proposta di cui ci faremo promotori con la classe dirigente regionale e lavorare sulla possibilità di spostare in avanti l'area metropolitana, di portare il bus urbano da Manoppello Scalo a Scafa, facendo in modo che il percorso di ritorno Scafa-Manoppello sia intercalato con alcune corse che passano al bivio di Letto Manoppello, bivio Turri Valignani, bivio Voltosanto Manoppello Scalo. Questo rappresenterebbe per noi una svolta, un passaggio verso una civiltà di un paese. Noi faremo queste proposte e pretenderemo delle risposte. Io sarò un chiodo là, perché le istituzioni devono dare risposta alle esigenze dei cittadini. Insisteremo per trovare possibili soluzioni.
Bravo. Scusate. Abbiamo deciso di incontrare i cittadini presso le nostre contrade per ascoltare il bilancio ed è stato disastroso. La contrada Lavino era pronta con i forconi, tra virgolette, nel caso che il sindaco si fosse avvicinato. Ancora se lo ricordano 5 anni fa quando andò a Pietranegra a promettere la piazzetta, il lampione, la fontanella e ciliegina sulla torta? Anche una piccola madonnina voleva mettere. Beh, andate a Pietranegra e i cittadini, come 5 anni fa, anzi peggio, si sentono ancora abbandonati. L'erba l'abbiamo dovuta tagliare noi prima di andare. Per non dire di Colle Rotondo, siete andati a Colle Rotondo a fare la passerella senza dare neanche la possibilità di parlare, di interloquire. Siete andati a raccontare, a promettere lavori, investimenti, progetti, l'avete impazzito di chiacchiere. Avanzi di gestione, tra parentesi, barando anche sui numeri e poi dico perché. Tanto che un cittadino residente in Contrada Canale mi ha detto: ma come, ci avanzate 130.000 euro e non avete trovato 700 euro per finire un lavoro di una fognatura che serviva 4 famiglie? 700 euro! Perché non avete spiegato ai cittadini residenti a Colle Rotondo cosa avete fatto per il disagio della polvere all'ingresso della miniera? Mi sembra che 5 anni fa avete promesso degli interventi per tutelare quei cittadini. Perché non avete spiegato ai residenti delle contrade canavine che grazie all'acquisto dell'edificio fatiscente di via Marconi avete esaurito o abbiamo esaurito la nostra capacità di indebitamento? Perché non dite che con quell'operazione, grazie al patto di stabilità, non possiamo più prendere mutui e che probabilmente sarà così per anni? Perché non dite che avete prenotato il futuro dei nostri giovani con la rinegoziazione dei mutui, con la quale ci siamo indebitati per altri 30 anni, prendendo in giro quella parte di opposizione, tra cui il sottoscritto, che credette alla vostra solenne promessa in aula che i primi 10 anni di risparmi li avreste destinati ad interventi strutturati, tipo al cimitero comunale. Come tutti sappiamo, questo non è avvenuto. È stata l'ennesima bugia, l'ennesimo stratagemma per estorcere un voto in consiglio comunale, salvo poi tirare avanti per la vostra strada. Quei risparmi che ammontavano a circa 20.000 euro annui li avete sperperati sulla spesa corrente. Non riuscite a mantenere neanche le promesse solennemente fatte in assise consigliare. Ho sentito parlare, tra l'altro, del progetto dei 6.000 campanili, teso ad ottenere finanziamenti per la viabilità delle strade dei piccoli comuni. Ebbene che sappiate che il nostro comune è arrivato in graduatoria intorno al 3.000° posto. Quindi, purtroppo, devo dire, purtroppo, non è che siamo contenti, ma questa è la verità. Non cercate di buttare fumo agli occhi alle persone, dicendo di tutto e di più. Bisogna dare un'informazione il più possibile corretta. Queste sono le cose che contano, conta quando risolvi i problemi, non continui a fare solo discorsi inconcludenti e solo propaganda. Serve una programmazione e un'organizzazione che ci permetta di programmare interventi su tutto il nostro territorio, dilazionati nei 5 anni. Noi porremo attenzione alla viabilità delle nostre contrade con un programma di investimenti. Ogni anno attenzioneremo una contrada. Noi organizzeremo al meglio i nostri 7 operai. 7. Chi c'è un'impresa può capire che vuol dire 7 operai comunali, perché una buona organizzazione, si sa, rende di più. Noi accosteremo all'assessore ai lavori pubblici la figura del capo contrada, che dovrà essere identificata in una figura rappresentativa di quella contrada, che abbia voglia di collaborare per l'interesse comune e che rappresenti tutte le problematiche relative e che lo sproni nel fare. Periodicamente incontreremo i cittadini di quella contrada per verificare lo stato dell'arte. Tutti voi hanno potuto vedere quale dispiegamento di forze hanno messo in campo. Hanno chiamato a raccolta tutti, operai, cooperative, volontari, protezione civile. Ostentano una potenza di fuoco impressionante. Scusatemi questa terminologia che mi è particolarmente cara.
hanno calato tutto quello che potevano calare, si è rivista la famosa spazzatrice che ha fatto il suo giro di propaganda su e giù ed è qualcuno che gli ha detto: scusa, ma la spazzatrice non l'avevate accantonata perché non era operativamente adeguata alla pulizia delle strade? La risposta è stata: ne compreremo una nuova. Ma allora mi chiedo, perché oggi consumi tempo e carburante con questo vecchio rottame? La verità è che hanno paura di perdere, sanno di non aver fatto nulla e usano tutti i mezzi per cercare di camuffare i loro inconcludenti risultati. Ma non vi basterà, l'aria del cambiamento tira forte e vi spazzerà via. Le persone non hanno l'anello al naso. Oggi non ti crederebbe neanche il cittadino residente nel villaggio di Bujumbura, con tutto il rispetto per il Burundi, che è un bellissimo paese, ci sono stato, eccezionale, figura dei nostri attenti cittadini di Letto Manoppello. La raccolta differenziata dovrà rappresentare una risorsa per questa comunità, non un costo sempre maggiore. Noi dovremmo ridurre drasticamente con il progetto Compost la produzione dell'umido. Dovremmo invece pensare come ad un investimento la raccolta della carta, della plastica e del ferro. Noi dobbiamo trasformare questo servizio in una risorsa. Creeremo un'isola ecologica di raccolta che sicuramente si potrà creare posti di lavoro, mentre sappiate che oggi noi paghiamo tutto. Basti pensare alla carta. Già sono molti i comuni che conferiscono la carta autonomamente a ditte specializzate. Noi qua abbiamo la ICO che già lo fa. La ICO paga la carta conferita con cadenza mensile, mentre noi paghiamo così allo stesso modo per la plastica e il rottamo ferroso. In questo modo, oltre alle risorse in entrata e nuove opportunità di lavoro, noi potremmo ridurre la tassa sui rifiuti, che ricordo in 5 anni è passata da 0,90 a metro quadro a 1,50 a metro quadro. Ci doteremo di un regolamento comunale che preveda, oltre al pagamento a metro quadro, anche altri criteri come ad esempio il numero di persone per nucleo familiare. In 5 anni su questo tema dei rifiuti sono stato una spina nel fianco del campione di assenza, il vice sindaco. I primi 2 anni e mezzo pensavamo si fosse trasferito definitivamente al nord, tanto che il sindaco era lì lì per riassegnare la sua delega dei rifiuti. Poi, con un colpo di magia e per le solite logiche di partito, tutto è rimasto com'era. In cinque lunghi anni, le uniche 2 cose che ha fatto sono iniziare il progetto sul compostaggio, arrivando a distribuire a marzo, l'avete visto, di quest'anno le compostiere a circa 50 famiglie ed ad aumentare il canone delle lampade votive da 15 a 20 euro, mi piace di più euro, scatenando le ire di tutte le persone che vivono con una pensione indecente, che sono accorse numerose a disdire il servizio, circa 70 disdette. Quindi questo, cioè, no, non hanno capito che cosa sta succedendo in questa società. Voi state scherzando con le persone, non ancora vi rendete conto, forse ancora non vi volete rendere conto di quale situazione di disagio economico oggi vivono gran parte delle nostre famiglie. Avete aumentato l'IRPEF comunale in 5 anni da 0,43 a 0,78, non curandovi che le famiglie non ce la fanno. In consiglio tutti i gruppi di opposizione facemmo una battaglia per non aumentare l'IRPEF. Con apposito emendamento segnalammo anche dove e quali sprechi dovevate ridurre per reperire i 35.000 euro di quell'aumento a carico delle famiglie. Diceste che non era possibile, la strada più facile era quella di aumentare. Avete quasi raddoppiato la pressione fiscale. Nel nostro programma abbiamo detto che limiteremo l'IRPEF comunale di uno 0,2 annuo per un totale, a fine mandato lo porteremo a 0,68. Non è tantissimo, ma è pur sempre un segnale di attenzione alla famiglia in difficoltà. O che dire delle attività produttive? 5 anni per realizzare un progetto, il centro commerciale naturale, che già è arrivato calato dalla provincia di Pescara.
che si è miseramente risolto con un buono di circa 200 euro a chi ha voluto rifare la facciata del suo negozio. Ma cosa è cambiato per i nostri commercianti? Il senso del progetto era riuscire a riportare le persone ad acquistare in centro, utilizzando tutte le leve che può mettere in campo una pubblica amministrazione, facilità di parcheggi, iniziative culturali, campagne pubblicitarie. Nulla di tutto questo è avvenuto. Davvero poco per un assessore in 5 anni di attività. E scommetto che qualcuno di voi neanche sa chi è l'assessore alle attività produttive. Salvo poi, nell'ultimo consiglio, interrogato ufficialmente sulla riapertura della cava Costa della Vignola, ammettere candidamente che siamo al punto di partenza, che c'è troppa burocrazia in Italia tra gli enti, tutto questo senza turbare minimamente il sindaco, va tutto bene, per lui va sempre tutto bene. Tra poco scriverò a chi l'ha visto per ritrovare le 50 osservazioni al piano regolatore, 50 cittadini che aspettano dal 2008 di poter realizzare quanto avevano chiesto, senza contare che questo rappresenterebbe anche un'iniezione di economia per le nostre imprese. 5 anni fa, solennemente nelle dichiarazioni programmatiche in Consiglio Comunale, prendemmo impegno di realizzare un'indagine sulla malattia rara, tutti insieme, votate all'unanimità. Ma nulla è stato fatto, come nulla è stato fatto sulle questioni sanitarie, come ad esempio la pressante richiesta che viene da molti cittadini di avere almeno un medico presente sul posto il sabato mattina. Io credevo che, essendoci un medico al Consiglio Comunale, anzi due, sarebbe stata più sentita l'esigenza di dare queste risposte alla cittadinanza, ma devo registrare una sostanziale chiusura su tutta la linea. E permettetemi una divagazione sul mio medico di famiglia. Molte persone mi hanno riferito di un tavolo di seminati di santini che a molte ha creato anche imbarazzo. Ho risposto sinceramente, mi dovete credere, di non vedere alcun problema in questo, in quanto ognuno è libero di fare le proprie scelte politiche. Ma devo ammettere che in tanti hanno sottolineato la mancanza di etica professionale, visto anche lo scarso impegno profuso da amministratore nella appena passata consigliatura. Ci batteremo da subito per monitorare costantemente i valori batteriologici ed anche in riferimento all'eventuale presenza di elementi presenti nell'acqua potabile. Visto con quale tipo di furfanti abbiamo avuto a che fare in questi anni, hanno avvelenato 700.000 persone di questo bacino, ma continuano a dire che è tutto a posto. Quest'area, questa storia ci deve insegnare a non fidarci di nessuno. Come comunità ci dovremo attrezzare per controllare, per non dipendere da chi dice che è sempre tutto a posto. Ci batteremo nell'ente d'ambito acquedottistico per riaffermare che l'acqua è un bene comune, pubblico. Saremo dalla parte dei cittadini quando si tratterà di parlare della tariffa. Pretenderemo dall'AGA più assistenza sulle nostre linee. Porremo attenzione ai nostri anziani, contribuiremo ad aumentare la qualità della vita dei nostri anziani, che preciso è già di buon livello. 5 anni fa ci eravamo dati la volontà di risolvere il contenzioso tra noi e il corpo forestale per la casetta a Passo Lanciano, che doveva rappresentare il nostro punto avanzato sulle piste da sci. Ebbene, dopo 5 anni nulla è accaduto. Se saremo chiamati alla responsabilità di governo, daremo impulso al dialogo istituzionale con il corpo forestale per addivenire all'almeno paventata divisione. Della casetta in due, soddisfacendo le esigenze dei due enti. Come ultimo argomento mi sono lasciato il tema della frana e del dissesto idrogeologico. La frana rappresenta la nostra emergenza, il problema è serio e sono sicuro che saremo tutti insieme uniti per risolvere il problema. Dall'incontro molto proficuo che ho avuto col nostro gruppo di protezione civile ho ricevuto assicurazione che la situazione frana è costantemente monitorata. Questo mi solleva. Io ho molta stima, l'ho dimostrato, l'ho detto, sono andato personalmente alla Protezione Civile a dirglielo. Dovremo da subito porre il problema agli enti sopraccomunali competenti,
primi fra tutti Regione e Ministero, per interventi strutturali e risolutivi. Ci avverremo di esperti del settore e dovremo tenere sempre alta l'attenzione sul tema. Dopo questa lunga esposizione doverosa dei fatti, mi avvio alla conclusione. Cittadini lettesi, questo è il loro biglietto da visita, queste sono le pagine che hanno scritto in questi lunghi 5 anni. Per ultimo mi sono lasciato volutamente un aspetto inedito della campagna elettorale, i toni. Non era mai successo che nella dialettica del reciproco scambio di complimenti, tra virgolette complimenti, si attaccassero le persone e per di più libere e non candidate. Questo nella lunga storia politica, per quanto io ricordi, non era mai accaduto e spero non accadrà mai più che si parli delle persone, delle loro storie personali, dei loro fatti personali. Mi hai chiesto di mostrare il mio 7:30, è pubblico, tutti lo possono vedere. Io non ho problema, non le ho rubati, quello che mi guadagno me lo guadagno onestamente. Ma ti posso assicurare, vi posso assicurare, che non sarà appesantito dall'indennità di sindaco. Sfido chiunque a dire se ho mai parlato di persone e se l'ho fatto, quando l'ho fatto è sempre stato riferito al loro incarico pubblico, alle loro scelte politiche. Mai mi permetterei di parlare di persone libere di scegliere. Ma evidentemente a questo punto non avete argomenti e per colmare questa lacuna usate metodi antidemocratici e che fanno solo male al normale svolgimento della vita pubblica di questo paese. Avete detto che non siamo democratici e che siamo stati scorretti nell'organizzazione del confronto tra i due sindaci. Allora diciamo pure che personalmente ho inviato un messaggio al tuo staff il 16 maggio, 7 giorni prima, senza ottenere risposta. Il 21 sono stato personalmente io da te per chiederti il confronto. Hai detto che 2 giorni erano pochi per l'organizzazione, manco se dovevamo andare porta a porta. 10 domande per tutti e due, 3 minuti di risposta. Ditemi voi. Mi hai detto che erano pochi per l'organizzazione, che avevi già il tuo programma, che se volevi confrontarti 2 giorni erano più che sufficienti. Mica dovevamo andare in TV. La verità è che hai scelto la via dell'insulto e quella del confronto costruttivo e non quella del confronto costruttivo sui contenuti. La verità è che a confronto ti saresti dovuto giustificare davanti ai cittadini dei tuoi fallimenti di questi 5 anni. Hai negato un momento democratico di confronto alla nostra comunità. Il nostro popolo giudicherà chi è più democratico. Nel nostro simbolo abbiamo indicato le nostre caratteristiche, il cuore, la libertà e, fatemi passare il termine, la nostra lettesità. Oggi puoi decidere liberamente di scegliere il nostro progetto, che sarà realizzato da gente semplice, onesta e pulita, da donne e uomini di buona volontà, da giovani che vogliono dimostrare di esserci. Per questo vanno incoraggiati e per questo vanno votati. Permettetemi un minuto, ho finito. Dobbiamo dare loro la possibilità di impegnarsi per questo paese. Se sarò sindaco, il mio vice sarà uno di loro, uno di questi bravissimi giovani, perché quello che ci accomuna è l'amore che abbiamo per Letto Manoppello. Oggi la scelta deve riguardare il progetto, dovete decidere se confermare questo stato di cose o cambiare. Oggi la scelta è netta, votare liberamente significa fidarsi di un progetto innovativo, fidarsi di un gruppo di persone che vogliono mettersi in gioco, che hanno voglia di dimostrare che si può amministrare il nostro paese in nome e per conto di voi cittadini. Per ciò che mi riguarda, come ho avuto modo di dire nella mia lettera che ho inviato a tutti voi, mi sento lo spirito e le motivazioni, permettetemi l'accostamento, ad un carabiniere in servizio per questa comunità. Sono un uomo libero, sono libero da condizionamenti e se sarò sindaco lavorerò sempre nell'interesse comune, mi guiderà lo spirito e l'amore per questo nostro bellissimo paese. Grazie e scusatemi se mi sono dilungato qualche minuto. Chiedo scusa anche all'altra lista.
tipo pioggia. Tu proprio la posizione sotto al lufare, tu proprio qui giù. No, sotto al lufare, giuro. Sto cercando, sono vedi in primo piano, ma proprio. Gloria.